Questo è il pittore Beccafumi, che ha fatto varie opere, adesso faccio fatica, però ha prodotto veramente tantissimo. È un grande, Beccafumi è un grande. E grazie a Michele Di Francesco, che mi ha ispirato, ho iniziato a mettere sulla cretta per fare il busto di questo grande artista, poco conosciuto ma di grande valore. Spero di fare un'opera degna di lui e anche di me e anche di Michele Di Francesco. Piace Michele, la cretta non è tantissima, però cerco di fare del mio meglio. Ciao Michele! Aggiornamento serale su Domenico Beccafumi, che in realtà non si chiamava Beccafumi, ma si chiamava Domenico di Giacomo o Jacopo di Pace. Suo babbo era un contadino e lo diede a servizio a un signore che si chiamava Beccafumi, dal quale prese il nome. E la sua storia sembra un po' quella di Giotto, perché facendo il guardiano, il pastore, il guardiano di pecore, lo vide che disegnava su una lastra di, non mi ricordo, arenaria, e disse: cazzo, ma sei bravo, e lo mandò a scuola da un maestro pittore non molto bravo, che però aveva dei disegni di artisti molto in forma, fiorentini, di Arezzo, di Siena, sul quale lui si esercitò. Questa è la prima mini storia che dico su Domenico Beccafumi. Non l'ho ancora finito, ma siamo molto vicini. Nella prossima videata o aggiornamento, o al massimo in quello finale, racconterò tutta la storia, perché il Vasari ha scritto di lui, l'ha conosciuto in vita. È una storia molto interessante, questo signor Beccafumi, che diventerà ancora più bello di così, però già è un bel cipollino. E gira, 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 anche se non sei stato famoso ultimamente, magari può darsi che grazie a questo video lo diventerai. Aggiornamento di mezzogiorno del 19 maggio 2022. Ho aggiunto della creta che ho recuperato da dei frammenti secchi e bagnando su tutto il modellato che avevo fatto ieri, perché mi sono accorto che mancava un po' di massa. E approfitto per dare qualche altra notizia sul personaggio di Domenico Beccafumi. Domenico Beccafumi è stato un personaggio descritto come una persona molto riservata, amava molto la solitudine, non gli piaceva andare nelle feste mondane, fare casino, era un tipo molto religioso e soprattutto gli piaceva molto lavorare a Siena. Infatti spesso a Pisa gli hanno commissionato delle pale d'altare, delle opere che lui dipinse a Siena e poi dopo faceva trasportare una volta finite nella città di Pisa. L'ultima commessa che gli fecero, pretesero che lui andasse a lavorare sul posto. Lui ci andò, ma il risultato non fu molto buono. L'opera adesso è andata perduta. E dice il Vasari che lo stesso Beccafumi, sulla critica che non era un granché, disse: è che quando io lavoro fuori dall'aria di Siena faccio fatica, non riesco a lavorare bene.
Altre notizie di lui: si sposò due volte. La prima volta si sposò con una ragazza che si chiamava Andreonuccia, una roba del genere, che morì poi l'anno successivo, probabilmente forse per peste. Ebbe un figlio che non, diciamo, era uno scavezzacollo a confronto delle virtù del padre. Nel secondo matrimonio, con una certa Caterina De Casarne, mi sembra, il cognome non me lo ricordo bene, ebbe due figlie. E una cosa che non sapevo è che lui era molto stimato come artista nel suo tempo, ma addirittura nel Settecento era molto falsificato nei disegni che lui faceva dagli inglesi, perché era un artista di riconosciuta capacità. E questo per il momento è l'aggiornamento sulle piccole note biografiche di Domenico Beccafumi. Le voilà. Quando l'amante è giunto all'amato, la si riposa. Oggi, 20 maggio 2022, ore 9:46. Il busto di Domenico Beccafumi, nato nel 1486 in provincia di Siena, è stato uno degli artisti più importanti, sicuramente di Siena, ma anche dell'intera storia dell'arte italiana. Dopo i massimi, i sommi, Michelangelo, Leonardo e Raffaello, lui è uno dei più grandi. In realtà lui si chiamava Giacomo di Pace o Jacopo di Pace. Il nome di Beccafumi lo prese successivamente dal nobile che lo vide disegnare in stile la storia di Giotto, in riva a un fiume, e lo vide disegnare, non so se delle pecore o altre cose, e disse: ma tu hai talento, e chiese al padre, un contadino, di darglielo a servizio, che lo avrebbe fatto studiare presso, a parte lavorare nella sua casa come contadinello, o servitello, lo fece lavorare presso di lui e lo mandò in una bottega di un artista non molto famoso, ma che aveva dei disegni originali di artisti molto famosi, sul quale lui, Beccafumi, si lanciò nelle coppie e si formò fondamentalmente. Io personalmente lo capisco, perché in un certo senso è un po' la stessa cosa che è capitata a me. Mio padre non voleva che io studiassi, voleva che andassi a lavorare subito. Ho fatto fatica a fare le scuole medie, per cui di andare al liceo artistico non se ne parlava proprio. E forse questo fu anche un bene, perché poi andai a lavorare in una bottega artigianale, che fu la mia vera accademia, cosa di cui mi accorsi della fortuna 8 anni dopo. Per cui, avendo io il talento, la voglia, la curiosità del mondo dell'arte, copiai i grandi, i disegni di Michelangelo, di Leonardo da Vinci, di Raffaello, André, insomma, feci varie copie, che fu molto importante per formarmi. Ma non è di me che voglio parlare, ma di Domenico Beccafumi, che ha preso appunto il nome Beccafumi da questo signore dell'epoca, che, vedendo la sua dote naturale, si prodigò affinché lui potesse crescere, maturare. E in effetti fu così.
lui riuscì nella sua impresa e è sempre stato durante la sua vita un affermato artista riconosciuto dai suoi contemporanei e anche all'estero. Tant'è vero che nel Settecento molti falsari facevano dei disegni, delle incisioni firmate con il nome di Domenico Beccafumi perché era molto famoso, era molto conosciuto. Il soprannome di Jacopo Di Pace alias Domenico Beccafumi era Mencherino, che significa persona di piccola statura, bassa, come lo era anche Michelangelo. Michelangelo ho saputo col tempo che era poco più di un nano, era penso 1,40 m di altezza e pesava, non so, veramente molto poco. Però quando lavorava diceva che faceva paura, a ogni scalpellata spesso volavano via blocchi di marmo. Anche Domenico Beccafumi, oltre che essere un pittore molto famoso e di qualità, ebbe esperienze notevoli di scultura. Alla fine della sua vita fece 4 angeli in bronzo per una chiesa che rifinì personalmente, mandando via tutti gli aiutanti, e portò a termine. Infatti c'era un detto del Vasari che diceva di qualsiasi opera lui arrivava alla fine sempre con successo. Per cui, oltre che pittore, fu anche scultore, orefice, architetto, e fece anche delle pavimentazioni in marmo per il Duomo, o comunque delle chiese. Si sposò 2 volte, la prima moglie si chiamava Androccia, dal quale nacque un figlio di nome Adriano, che non seguì, non aveva il talento del padre, per cui non ripercorse le gesta del padre. Veniva utilizzato come fischiarello il figlio Adriano, cioè quelli che andavano a fischiare nelle battute di caccia per tirare fuori gli uccelli da catturare, eccetera. Perché ha fatto questa scultura? L'ho fatta su segnalazione e stimolo di Michele Di Francesco, un artista che ho conosciuto su Facebook l'anno scorso e che segue fin da allora un po' le sculture che io posto, che faccio. E un giorno mi disse: dovresti fare una scultura di Domenico Beccafumi. Io lo conoscevo, anche se superficialmente, perché avevo comprato questo libro qui, Domenico Beccafumi, lo comprai della collana Diamanti dell'Arte e mi rimase impresso il nome. Comunque, grazie a Di Francesco, che si è speso affinché io prendessi in considerazione l'eventualità di farlo, alla fine è successo. È partito dicendo: Beccafumi? E io dissi: ok, va bene. Siccome avevo deciso che sarebbe stata l'ultima scultura che avrei fatto prima di sistemare tutto questo studio qui, mi sono detto: va bene. E sono contento di averlo fatto. L'ho firmato qui di dietro, Domenico Beccafumi, 20 maggio 2022. E questo è un piccolo modellino di un ritratto che potrebbe diventare anche più grande, realizzato in proporzioni divinatorie, cioè vuol dire neanche a grandezza naturale, ma più grande del solito, in modo da dare importanza al modello. La proporzione divinatoria serve a quello. Ci potrebbe essere l'eventualità, su interessamento di Michele Di Francesco,
di poterlo realizzare e metterlo, penso, nel Duomo di Siena, comunque in una chiesa del senese, perché lui è un illustre personaggio di Siena. Non credo che ci siano altri pittori famosi e talentuosi come è stato lui, Domenico Beccafumi. E il fatto che non ci sia nessuna scultura, ma solo dei presunti ritratti di lui, con questa scultura, diciamo, spero di avere colmato una piccola lacuna su un personaggio che merita di essere ricordato. Perché nel Medioevo gli artisti e il mondo dell'arte era considerato il vero status symbol. Oggi, dove tutto è confuso, no? Dove chi ti dovrebbe fare del bene in realtà ti fa del male e non si capisce più niente, tutti i valori sono un po' rovesciati, anche l'arte sta vivendo un periodo di grande confusione. Ci sono artisti che non valgono niente, che vengono osannati, e artisti che valgono qualcosa come me, che vengono totalmente ignorati. Non è una ingiustizia, perché tanto chi decide il valore di un artista e di una persona è sempre il tempo che lo stabilisce, e non gli esseri umani. Anzi, spesso quelli che hanno molto successo in vita, non sempre, però spesso, poi vengono dimenticati. Ad esempio Van Gogh fu sottovalutato in tutto l'arco della sua vita, eppure adesso i suoi quadri costano delle cifre inimmaginabili per allora, e artisti di successo contemporanei di Van Gogh che guadagnavano somme inviabili sono spariti, non si sa più nulla di loro, per cui è il tempo che decide chi merita di essere ricordato e chi no. Comunque, questo è il mio Beccafumi. Adesso lo riprendo da quest'altra parte per la luce. Questo è il mio Beccafumi. Mi piace molto, sono contento di averlo fatto. Ringrazio Michele per avermi ispirato e sollecitato più volte a farlo, perché è magico. È magico. Spero di avere contribuito alla sua fama contemporanea, perché se lo merita. Qui di dietro c'è la scritta Domenico Beccafumi, 20 maggio 2022, Montelli. Ecco. Ci sono tante cose da dire, ci sarebbero tante cose da dire di lui, però al di là delle parole è l'immagine che parla. Come ho detto in un video precedente, ho deciso di fare lo sguardo di Beccafumi con la pupilla che guarda di lato, per sottolineare che è l'osservazione la cosa più importante per un artista, per uno scienziato. Dunque, invece di farlo con lo sguardo dritto che guarda negli occhi, che guarda il busto, ho preferito farlo con lo sguardo da una parte, per sottolineare che lui sta guardando qualcosa. Bon, io per il momento ho finito. Questo bustino qui mi auguro un giorno di poterlo dare a Michele Di Francesco, perché se lo merita, perché ne è il padre putativo. Vi saluto improvvisamente e spero di fare questa scultura anche più grande, ma se non è possibile, il piacere che ho avuto nel modellare questa scultura non me lo può più togliere nessuno. Buona giornata a tutti.